te. Mia amata, devi capire, pezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ma basta con questa storia, insomma. Maremma bucaiola, mi sa che mi sono perso. Dante, ti ho regalato il navigatore apposta, lo vuoi usare? Ti stiamo aspettando, muoviti. Ah, è vero. Frassi, allora. Peter. Dove mi trovo? Selva oscura. Dove sono diretto? All'inferno. Via. Frassi, Peter, gira a destra. Poi in al grid per una trentina di metri circa. Al semaforo gira a sinistra. Dove sono i semafori? Ardo, che te senti, è inutile che ti continui a lamentare. Adesso, ta turne t'andrei per una intira di mettere. Ma come? Come? Poggio. Adesso, ta fai quattro pirlecce. Visto che ti continui a bruntulare, sì che ti dici, o all'inferno. Destinazione raggiunta. Maremma, lo sapevo che non mi sarebbe servito a niente questo marchingegno. Virgilio, vieni in mio aiuto. Aiutami a ritrovare la retta via. Virgilio! Che? Tu, ma tu non sei Virgilio. Certo che ho Virgilio. Alvaro Pomelo o Virgilio mio? O Virgilio della nascita? Vabbè Virgilio, però mi sono perso. Puoi aiutarmi a ritrovare la retta via? Poto. Ma che strana lingua rossa parla questo straniero, non riesco a capire. Vabbè, comunque sto cercando una grande porta con scritto lasciate ogni speranza o voi che entrate. Oh. Ah, siete cercati un po' anche l'ospedale. Ma no Virgilio, no, sto cercando il fiume Acheronte. Acheronte? Perché tu Acheronte? Chi è che appena la rotta, che appena l'aldehì, l'aldefei, e Acheronte me proprio ne vomì. Ma no, ma Virgilio, mi sa che tu non puoi essermi d'aiuto, ti ringrazio lo stesso, ma mi congedo da te. Arda potiha la viodella. Insomma, mi sa che mi dovrò arrangiare da solo. Ma vedo la luce, mi condurrà la mia amata Beatrice. Mia amata, finalmente ti ho trovata. Ma dove sei stata tutto questo tempo? Ah, Dante, sei la solita palla però. Intanto che ti aspettavo, io sono andata a fare un giro da queste parti. Ho conosciuto un sacco di bella gente, mi hanno portato in un posto, mi sembra si chiami Mandolostra, non mi ricordo. Comunque c'è da divertirsi. Adesso che lo so sono già più tranquillo, però devi capire, il mio amore oramai ha raggiunto un livello spirituale, quasi astratto. Ecco appunto, io vorrei qualcosa di più concreto. Comunque vabbè, lasciamo perdere. Volevo presentarti delle persone che mi sono fatta come amici. Lui è il mio caro amico Caronte. Ciao Caronte. Ma non senti un rumore strano? Sì, sento un strano. Ah, c'è l'altro mio amico. È il diavolo. Ma dov'è? Non lo vedo. Diavolo. Eccolo. E loro sono quelle famose di quel posto là che ti dicevo prima. Ah, capisco, adesso sono già più tranquillo. Signor Dante, la nostra Beatrice ci parla sempre di lei, un po' dopo, Mi sa, non lo dica a nessuno, ma mi sa, l'unico cornuto non sono io. E poi con questi abiti antiquati, si veste un po' alla moda come noi, guardi come siamo fatti. Andiamo a bere qualcosa? Andiamo.
Va bene, dai, mi faccio traviare in questa perdizione. Ebbene, mi lasciate qua così. Vieni, Beatrice, vieni, vieni. E ci facciamo una ballata, già che ci siamo? Dai, venite qua con dai, me, la musica.